Amadeus Wolden, la potenza creatrice del pensiero. Amadeus Wolden, volontari del bene. Amedeo Rotondi, a cura di VB. Il punto di partenza di ogni cambiamento di vita per un progresso sempre maggiore si trova nei pensieri positivi che albergate nella vostra mente. I pensieri infatti divengono parole e quindi azioni. Per cambiare le parole e le azioni è necessario prima cambiare i pensieri. Un pensiero costruttivo è più potente di 10.000 pensieri negativi, perché il pensiero positivo è conforme all'intelligenza creatrice e per conseguenza possiede una forza estrema. Per questo noi possiamo cambiare tutta la nostra vita e le cattive abitudini con altre buone, una disposizione pessimista con un'altra ottimista. Non è del tutto facile mantenere un atteggiamento positivo. Troppe sono le circostanze che si presentano per portarci nella zona d'ombra, dove si vede il buio per l'assenza momentanea del sole. Malgrado il nostro desiderio, pensieri oscuri continuano a voler entrare in noi. Ma non si devono mai abbandonare gli sforzi. Si devono estirpare le cattive erbe dei pensieri distruttivi per avanzare verso una migliore condizione di vita. Chiedetevi, io che cosa desidero veder realizzato nella mia esistenza? Lo sviluppo della mente nel senso positivo porterà a una trasformazione del carattere e un nuovo orientamento in tutta l'esistenza. L'attenzione, la meditazione e gli esercizi che sono stati indicati non esercitano e sviluppano soltanto la mente, ma sono anche sviluppo e progresso spirituale, poiché è la volontà cosciente che agisce. Ed è esercizio di coscienza. L'io spirituale riuscirà a manifestarsi sempre meglio nella vita. La volontà viene pure a liberarsi dai suoi legami inferiori. Divenendo libera e potente, imprimerà vibrazioni sempre più sottili alla personalità, trasformandola gradatamente e avviandola verso l'ideale della perfezione. Per un'attitudine positiva, richiama il ricordo dei tuoi successi del passato, siano stati pure piccoli, tutte le cose gradevoli, le realizzazioni. Non si tratta di vanterie, ma di rovesciare l'eventuale tendenza negativa di base, che fosse nei pensieri, e di nutrire la fede nel vero valore, nelle capacità che sono insite in noi. Una decisione netta da prendere è questa. Io non dirò mai di me una cosa che non desidero sia realizzata nella mia vita. Tu hai una volontà, una potenza enorme e in ciascuno. Mettila in esercizio, pensando sempre positivamente. A partire da oggi, non parlare di cose che non desideri vedere realizzate nella tua vita. Ricorda sempre, la tua esistenza dipende dai tuoi pensieri. Cambiate il modo di pensare di una persona e avrete cambiata tutta la sua vita, diceva un saggio. Tale è l'importanza capitale del pensiero nell'esistenza umana. Sgombra la mente da ogni pensiero mediocre. Rivolgi i tuoi pensieri a personaggi, a fatti, a cose che abbiano in sé qualcosa di bello, di grande, di buono, di forte, di armonia e di serenità. Vedrai che questi pensieri ne attireranno altri dello stesso genere. Allora sarà cambiato non soltanto il modo di pensare, come è naturale, ma di conseguenza tutta la tua vita.